Ciao. Come dei novelli Harry Potter, stiamo per entrare nella tenda che c'è la meraviglia incredibile a quanto pare. Quindi direi che mando subito la sigla e poi possiamo entrare. Ok, vediamo un po' se ho ragione, l'interno della tenda è super gigantesco. Vabbè, The non troppo tent super is just gigantesco. tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, three young men, all in forward-looking apparel, reminiscent of the sticker on the padlock, are Ok. listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One Ok. of Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting air. La roba calda? It's safe to assume this is their leader. Or at least he thinks he is. Sorry, you barely have room for one. You go ahead. I'm too old for Ok. this. Actually not, he thinks. I just dislike delinquents. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Vediamo un po'. Beh, diciamo che non era proprio così grande, da fuori, comunque va bene. Facciamo finta di niente. Taniche piene di quella che sembra essere acqua distillata. Un altoparlante, il tipo grande che usano per la musica dal vivo. Vediamo, A parliamo. young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Walshi tape player, nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile and says, Eccoli gli adesivi. as though you're supposed to be sharing some tremendous evangelical secrets. Hardcore! Non dire nulla. Non dire nulla. Non dire nulla. Internally coherent. Non dire nulla. Encore! All right! Yeah! Non dire nulla. He furrows his brow as his very large head traces the sublime invisible movement of the music in the very real air of the stuffy tent. Ok. Così hardcore. No, ma seriamente, sono un po' preoccupato che non lo sia. The question is, what is the question? Rispondi. But there was no question. Could there have been a right way out of this garden of forking paths? Risolvi il puzzle testa d'uovo. Poteva esserci una via d'uscita, quindi devo effettivamente risolvere il puzzle. Il modo di uscire dal labirinto. Vediamo, vediamo, The vediamo. young man with... This is hardcore. Lo è. It's hardcore! Continuerei a dire hardcore. Skibbity, skibba danger. I am the rearranger. Che cos'era? Skibidi skibba danger, I am the rearranger. Your cop training did not prepare you for this. Dai, dai, devo assolutamente farlo. Allora, lo è. Non so cosa rispondere. Your cop training. No, ok. Quindi qua devo dire niente. Qui? This young man adds a Ok. capital G before the H in his yeggs and args. This produces a guttural Gottwaldian accent and makes him sound Ok, more grazie mille per evil in it. la lezioncina. Or maybe it's not Gottwaldian. Maybe it's Oranese. Probably an homage to Oranier, where Arno van Eyck is from, judging by his name. Could you be listening to an Beh, Arno allora van mi Eyck viene naturale creation prendere right questa now? di scelta. Quindi questo è il famoso Van Eyck. You know about him? You know Van Eyck? Sono un grande Eyckhead, il tuo amico Asil ha parlato di lui? Sì. Good, good. The advent? No. The cloud, true, Allora. hard, full, car. It's hardcore. Skibbadee, Porca miseria, mi sono già scordato. The cloud, true, hardcore. Yeah! This young man Quindi adds a 1, capital 2. G, or maybe Devo it's not segnarmelo. Gottwaldian. Devo Maybe it's segnarmelo. Oranese. 1, 2, poi Probably qua an abbiamo homage to detto. Oranier, where Forse prova a fare la Arno. 2? To the Y, to the E, to the A, 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 to the G, to the H, to the exclamation mark! Ok, decisamente 1. Quindi 1, 2, 1. The cloud, true, 1, hardcore, 2, This young, or maybe, 1. You know Ok, poi. Sì, sono un grande Egghead. Wow! The skinny wraith looks at you. So am I! Anch'io, So am I! anch'io. Oh,
Quindi questo è uno sicuramente. No, no, non era l'uno. Quindi 1, 2, 1. Aspetta, 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 che mi sa che l'ho fatta. No, non l'ho fatta. Credo. Risolvo il puzzle. No, non l'ho fatta. Quindi 1, 2, 1. 1, 2, 1. E allora sarà 3. Era solo un giro di parole. Quindi 3. Actually, a reworking of a Pepe Popic and Arsos track. But let's not get too deep into that old mess. The advent? No. Eh no, ho finito le opzioni. Scusa, allora, se io faccio 2. Se io faccio 2. No. Io faccio 2, 2. No, niente, 2 non va bene, quindi 1 per forza qua. Poi qua posso fare... allora io ho segnato il 2, facciamo l'1. Ah ok, aspetta, c'era quest'altra strada, 1, 1, 2, no. Poi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Sto iniziando a pensare che questo non ha davvero nulla a che fare con il caso. No, merda. È 1, 1, 1. 1. Porco, sbagliato. Sbagliato, sbagliato. Esci, Cristina. Allora, 1, 1, 1. 2. E 2. Yekokata is an abbreviation from the Gradian term Zone of Ecological Catastrophe, an agricultural megaproject in the extreme southeast of the Gradian Isola. It involved cutting-edge approaches to irrigation and a... Va bene, molto molto interessante questa cosa. An intricate system of irrigation networks pockmarking the earth, intermittent seas of phosphorus mud, ripped tarpaulin fluttering in the wind. A pair of molten rubber boots also comes to mind. All in all, a truly hard core. No, ma quindi niente, non c'è modo. 1, 1, 1, 2. E niente, 1. No, non si può risolvere. 1, 2. This young man at, or maybe it's not got volume. 2, no. Ok, quindi 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1. E 1. No. 1, 2. 1. 2. No. 1, 2. 1. 3. No, non è risolvibile. O comunque non ho le opzioni giuste per il momento. Vediamo quest'altro. A youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. His grip is strong, sweaty and warm. He's trying to project and inspire. Okay. This is my posse, Noif. The young man with earrings looks at you suspiciously. Ok. An egghead. Egg! Egg! Together with a little burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organizers. Aspetta, quanti locali musicali avete organizzato? Molti. That means they haven't set up a single... E perché siete qui? We've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Artisan for talent. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Okay. This is a shithole. I apologize for my friend Noit's potty mouth. I realize this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Prossima volta fai attenzione.
Intanto ho sbloccato. Pronuncia sette frasi incredibilmente noiose. Fantastico. Lo farò uomo di legge, va bene. Which brings me to the problem of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. An attempt to pander to your perceived conservative sensibilities. No person his age would ever use a word like narcomania with a straight face. Don't fall for it. Basta con l'istrionismo, di cosa stai parlando? I'm talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Giusto. Dopeheads! Burnouts! Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martin Hayes on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that. In Revershol. Strike that! The world! And sadder yet, because the dopeheads and burnouts hold up in there were the worst kind. Ma perché Testa d'Uovo cioè, è disegnato nel ritratto come una persona calva, ma qua c'è palesemente i capelli? Boh. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dope heads and burnouts really are. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Non sopporterò narcomani di nessun tipo, niente narcomani sotto i miei occhi, oppure ho l'impressione che tu stia esagerando un po'. Cosa c'è davvero di così di brutto in questi drogati? Va bene. Yes, yes. And the worst part is, they're also spooky. Cosa intendi? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community center and a place of spiritual refuge. Okay. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just wanna spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure. Quindi dentro c'è una banda di spostati e drogati e noi dobbiamo cacciarli. Ok. Sì. All right, man. Andre is obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. Adele mi ha detto che Noida ha messo il lucchetto, perché? Sì. He's not as glad as he would like you to think. There's concern in this. I did ask Noid to install a measure against more drifters wandering in. It's a temporary fix, just something to contain the situation. Okay. I had to do it in an hurry. Not my best work, but it should hold for a while. Ho bisogno della chiave. Of course. Noid, all right. Lo Speed Freak si immerge nel suo marsupio e produce una chiave gialla, poi fa una mossa improvvisa e fredda lanciandola nella tua direzione. Dai, velocità di reazione 72%. Sì, un poliziotto figo, prendi la chiave mentre vola verso di te. Ah, meno male. The little piece of metal and plastic. The object makes a small ringing sound as it approaches. Just the tiniest chime to your left. Prendilo. Ka-ching. The Speed Freak's nod to you approvingly. Crogiolati nella gloria. A young man with ribcage shaped suspenders looks at you standing there. Feels nice. It would feel a whole lot less nice had you dropped them. Or worse, got hit. Meno male. Per quanto tempo quelle persone sono state chiuse lì dentro? Beh, una settimana non è proprio pochissimo, eh. E come puoi essere sicuro che non siano morti di fame? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%. Maybe 85% sure they're still alive. Somewhere in the ruinous past that led you here, there was something called exams. You may have learned the term involuntary manslaughter there. Sai cosa significa omicidio involontario? Yes, I do. I listen to Channel 8 all the time. I know about crime stuff, and I assure you, officer, this is not what's happening here. I'm at least 80% sure they're alive. I mean, come on. Most people aren't ever that alive in their entire lives. Che vuol dire? I don't know. What does anything mean? Oh yeah. Sì, ho capito, vabbè. I knew you'd get it. You're one smart. It feels good to be the smart cop, doesn't it? That's a good cop to be. Has a nice ring to it. Smart cop. You wouldn't want to be. Sì, palesemente sì, ovviamente. Basta. Oh, okay. Altre domande. Chi sono? None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses.
Non li avete nemmeno visti, quindi, e volete coinvolgere la polizia. Il macchinario. When I first scouted the place back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. Che macchinario? One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. I fili nelle ciotole d'acqua. Andre, tell him about the feeling. The feeling. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. No, the other one. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Felt like silence. Awful silence. Ma qui non hai fisicamente visto nessuno? Not exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church. Oh. A couple of times. È Ruby, forse? Or something. Ah, forse qui dentro c'è tutto il macchinario di comunicazione. Per caso la donna aveva i capelli rossi? Sì, perché no? Vabbè. Quindi quale delle due? So brown and older. Ruby might have dyed her hair, though it seems like a stretch. Eh sì. Cos'era quel qualcosa che ti guardava? Ah. Wasn't quite human, if you know what I mean. Not human, as in a ghost. Do you know what he means? It was this dark shape climbing upside down along the ceiling, like some kind of crab man. Okay. Yeah, you know, the way it was climbing up and around the ceiling, like a crab. It was stalking a cell, exhibiting ambush. Ma che diavolo c'è là dentro? Odd. Crabs are usually marine creatures and not known for climbing. Ma sei sicuro? Yeah, totally. I mean, I didn't personally see it. A cell was alone. Cazzo, mi stai inventando tutto, Cristo. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in there. So he hasn't even been in there lately. No. You should ask her about it. But be nice. Don't tell her you don't believe in it. There probably is no crab man. Sì, penso proprio di no. Comunque, dimmi di più sul macchinario. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. Esatto. Stazione di snuff? Che roba è? Io pensavo alla stazione radio. Come puoi essere sicuro che siano bruciati e drogati se non li hai neanche visti? Honestly, I can't, but I am. Ok. This is a below feeble attempt at avoidance. Basically, he is attempting to weaponize idiocy. Non puoi, ma lo fai. Dovrei aggiungere l'idiozia armata al mio repertorio. Hey now, I'm 70% sure they're substances. Va bene. Don't let all that technology fool you. Where do you think the drugs come from? Va bene. Sure. What? Qual è il problema con Testa d'uovo? Voglio parlare con lui. He's a quiet man. Mostly communicates through music and by being a master of ceremonies. Cioè? You know, a host, a declaimer of slogans. He's a performer, gets the people going. Interesting, sire. A bit like you then. An MC for sure. Sì, un MC appunto. Come comunichi tu con loro? Well, he's just kind of here. I don't really know how to communicate with him. Quindi hai veramente parlato con lui? Sometimes, when I like stumble and find my way into his center, you have to hear a lot of hardcore to the mega first. The man smiles mysteriously, choosing to let. Hai menzionato che alcuni ecclesiastici possiedono la chiesa. Chi sono? Oh yeah, that's a meteor and name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. If you don't know what the founding party is, there might be a way to mask it with minor demagoguery. Prima di andare avanti, cosa intendi? Oh sì, il partito dei fondatori li conosco, ma puoi rinfrescarmi la memoria? Sì. And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericanesian church. Plus, they anoint the innocents. They, like, made the innocentic system, no? Secondo te, questa antica organizzazione religiosa che annuncia l'innocenza vorrebbe un club di musica anodica in una delle loro chiese?
Non avevo dubbi. The Pericanassian Church is about love. And Nordic music is about love. I got love for my Pericanassian posse. Love is the relay out of death. We dance. Va bene. Love is hardcore. Unity. Unity. Make some noise for my Insulindian posse. Va bene. You feel it. The anodes and the cathodes coursing through you. Oddio, davvero? Mi lascio trasportare da questa banda di pazzi. Ok, annuisco con la testa. Non capisco bene di cosa stai parlando. Cos'è un posso? Ok. Grazie, sei molto molto gentile. Sembra che tu stia dicendo cose a caso. Amore, posse, fare rumore. Ok. Immagino che l'amore possa essere piuttosto duro. Sì. Ora capisco che è stato peccato da parte mia suggerire il contrario. La musica nordica è sull'amore, lo stesso vale per la chiesa. Sì, vabbè, assecondiamoli. Seems ecstatic that you share his vision of pericarnassianism. Va bene. Con questo tizio è troppo forte. I didn't want to say it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Anyway, you got more questions? Volevo chiederti di questa tenda. Hai portato l'acqua? Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. Ed è anche distillata? Oh, it's the one they sell at the fuel station. It's like he's lying to you, my liege. But he's slippery enough that there's nothing. Va bene, va bene. He nods enthusiastically. Logica, divino. Forse non è tutto come ti è stato detto. Prenditi un momento per analizzare. Dai, analizziamo logica. Dai. Vai, vediamo. How about gather around, kids? Ok. Raccoglietevi. The young speed freak. Puts down a busted, the one with the large head, seems very enthusiastic. Their would-be leader is less. Qualche tempo fa, non sono sicuro dove e come, mi sono ammalato e sono diventato l'ombra che vedi ora. Ma prima di questo ho ragione di credere di essere stato un detective. But you still are. Grazie. Ma tutti qui dentro vedono che sono una disgrazia per l'uniforme. Sono stato abbastanza bravo in questo lavoro da ricevere il grado di tenente Jefrotir. Avrei potuto essere capitano, te lo immagini? La discoteca ha avuto luogo. Ora, ovviamente, potrebbe anche essere successo mille anni fa, ma c'è ancora un po' di detective in me. Mazza, la stai prendendo proprio alla lontana, eh? Cioè, tutto il discorsone. Ok, questa non è la struttura di un club, è una tenda piena di attrezzature di laboratorio per produrre droghe. I have no idea how you arrived at that conclusion, but it's wrong. Look, we even have speakers. One speaker. They have one speaker. Speaker sarebbe in questo caso altoparlante, cara traduzione. Comunque, dov'è il suo amico? Ha perso il suo amico? What do you mean, friend? L'altro speaker. Ne hai uno solo. It's monodynamic. You wouldn't know the first thing about sound reproduction in a Nordic music. Other speaker. This may be the brain damage talking, but you've definitely never heard of. No, infatti, mai, mai. Comunque, non hai le cuffie. Acere non avrebbe bisogno delle cuffie per girare il nastro, per registrare il nastro. What do you know about spinning tape? Nothing. Beh, so che lei le ha impegnate. Le ha impegnate, probabilmente per attrezzature di laboratorio e ingredienti per la droga. L'acqua distillata, pietra miliare di un laboratorio pulito. Beh, no, direi proprio di no. Non c'è bisogno che mi dilunghi oltre. In breve, hai cercato di usare un detective della polizia per creare un laboratorio di droga. Contro la legge? Quindi che facciamo? Non ci vorrebbe molta spinta, lo facciamo in uno stile di uomo di legge. Prima di tutto dici tutto, poi io giudico.
È il momento della leva pesante. Tira fuori la pistola. No, addirittura. Dimmi una cosa sta succedendo veramente e lavoreremo da lì. Posso essere indulgente? Sì. Che non ti faccio saltare il cervello, che non chiamo rinforzi e vi trascino tutti insomma, in prigione. Sono un poliziotto più sporco di questo lato del fiume, ti renderò la vita dura usando tutti i contatti che ho. Facciamo così. Okay. Things are just so hard for an entrepreneur in this city right now. It's not like we lied when we said we want to turn a church into the wickedest club in East Revershire. Because we do. We totally do. We just need to turn it into a speed lab before. Perfetto. To get our foot in the door. Porca miseria, e perché avevi bisogno di me? Like I told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up. Non sono veramente spaventosi, vero? No, man, they're spooky, all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. But the sign was way off too. I couldn't feel the love at all. Sir, you promised you'd be lenient. This is it. Ai ai ai. Chiedi una tangente. Arrestali. Sparite, non voglio più vedervi. Facciamolo in modo pulito. Nessun laboratorio di speed, solo un club per la musica. Potrebbe essere una idea carina. Non funzionerebbe senza il laboratorio. Fai quello che devi fare per mantenere... No. Devo esaminare la situazione degli spooker prima di decidere cosa fare. Ah. Ma questa mi sembra ottima come cosa. Sì, sì, mi piace. Continue on an amiable path, right? No more misunderstandings, no more lies. Before you go, is there anything else you need? Questo è tutto. As always, we'll be right here. Ok, ok. Sì, mi piace il fatto che ci fosse la possibilità di pensarci con calma. Allora, qui abbiamo un altro livello, qui abbiamo un'altra quest. Va bene. Vediamo se lei ha qualcosa da dirci. The shaggy-haired girl kneels on the sea ice. So you talk to my associates, right? Are you gonna help us? Non posso dirlo, devo prima fare delle domande. I tuoi soci hanno cercato di usarmi per allestire un laboratorio di droga. Immagino che tu lo sapessi. I did and I'm sorry. For what it's worth, which isn't much. This is why I didn't go into the tent. Typical delinquency. Già, bravo Kim. You don't get to choose your posse, they choose you. Mine are idiots, but they're mine. I tried to talk Andre out of it. I even tried not to lie to you. Okay. Indeed. She merely tried to omit the truth instead. Sì. Hai scelto di omettere la verità. È la stessa cosa più o meno, no? I know. But I knew you see through their plan too. I'm not an idiot. I should have been able to control them. And I will in the future. May I ask? What did you tell them? Lo deciderò dopo. Oh, right. That's wise. Take your time. Gli altri mi hanno detto che sei entrata nella chiesa. Cosa hai visto lì? Oh, that. You're not gonna believe me. Eh no, there's dimmelo. She's less prone to blurt it out. Grab me. No, c'ho una curiosità di vedere dentro la chiesa adesso, incredibile. Vai, dimmelo. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Mainframe. Ah, vedi che c'è tutta un'attrezzatura tecnica, quindi lì è la mia attrezzatura tecnica che devo trovare. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes, had this absent expression. Quindi sono i vestiti da nonna, non è lei davvero che è vecchia. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall, upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. C'è un uomo che striscia sul muro, ok. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Ok, sì, mi hai preso paura. Devo capire questa cosa come la giustificano nella realtà. Come un granchio. Che aspetto aveva? It was too dark. I couldn't tell exactly. Magari era qualcosa di meccanico che si arrampicava su, no? E lei però nel buio l'ha preso per un animale che si stava arrampicando effettivamente. Come on. She obviously could. Dai, smettila, su. Che aspetto aveva? Like a banger, okay? He was all muscular and stuff. Had a mesh tank top. I know it sounds ridiculous, but that only made it scarier in a way. The crab and the banger? Va bene. Yes, a banger. As in a mess gang member.
I know what it sounds like, but that's what I saw. Un uomo granchio gangster. Non ti credono. I don't blame you. I mean, I wouldn't believe me either. I'm surprised Noid did. Andre I expected, but Noid. Comunque, i tuoi soci? My associates. I haven't got much to say about them. Sorry. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. To the cops. E di te invece? Me? I'm a silver bird. A silver bird feels strangely familiar. Was it an expression? And if yes, then for what? Then your mind slips and the thought is gone. Ah, ok, forse chiederò più tardi tutto questo. I don't know what makes you think it'll be any different later, but... Va bene. C'è anche un'altra missione. Mamma mia, che casino totale. Ok, allora, dai, entriamo in quella fottuta chiesa perché sono curiosissimo. Sono abbastanza sicuro che ci troveremo lei. Un branco di pesci si stringe intorno al palo della recezione, poi si disperdono. Dai, è qui che potrebbe essere Ruby, suo. Apri. Let's go. Io salvo. As you do, you hear the echo of the doomed commercial area. Its black holes and dusty machines. Then the feeling passes. A great whoosh of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum in the heart of the city. Oh Dio, siamo entrati. Ok, salvo. Dove siamo? Ok, eccoci. Una strana quiete ti riempie mentre guardi avanti. Dovresti camminare qui, non correre. Ok, incute soggezione. Questa grottesca figura di legno sembra mezza finita. Sembra che stia cercando di diventare un tutt'uno con la chiesa. Ecco i dispositivi. Ancora il modello di fulmine biforcuto che hai visto fuori. Scarafaggi sulla corteccia. Non sembra intenzionale. Uno stile dimenticato da tempo? La lavagna è piena di equazioni complesse. Sembrano recenti. La ciotola è piena d'acqua. Un filo elettrico scorre direttamente al suo interno. Qua si va in un'altra zona. Un registratore portatile Harmon Woshi. È possibile che stia registrando qualcosa? Due mazzi di nastri a bobina che girano a vuoto. Qualcuno sta travasando la corrente elettrica dall'esterno in questa antenna. L'antenna sta ronzando con l'energia. Ok. A machine stands in the corner, watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. Another radio computer. And this time it's un radio computer già acceso. L'abbiamo visto uno dall'altra parte. Sometimes harbor traps, he thinks. Alarm systems and the like. E lì dove abbiamo scoperto di quella società che faceva i giochi di ruolo in giro per le onde radio, diciamo. We should leave. I doubt this place bears any connection to the case. Esatto. It's also quite similar to the one we have down at the station. Must be the same model. Addirittura Kim vuole andarsene proprio? A quaint little box of radio waves. Aspetta, lasciami indagare. You see fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the... È una stampante 3D, no? Why the lieutenant says nothing. You see the machine's glowing frame reflected back from his diamond-shaped glasses. You're free to proceed. Guarda dentro. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in black marker, log, February to March. Another filament memory. Press play to talk with the repeater. Play. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good afternoon. Votre accident on Saint-Brune. This is the East Insulin. No, sempre lei. Station 1. Please repeat. Is this the personal log? It's the same old woman you spoke with
through the radio computer. Ehi, Iono, sono ancora io, come stai? Good, thank you. Please repeat. Is this the personal log? Ho guardato dentro il nucleo, ma il nastro sul filamento diceva solo log February-March. Good. Please repeat the password. Let's look around. There's no use trying to guess the answer. Sono della polizia. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder for press accident. Without filing a warrant with Lintel, I cannot give you access to this filament. I'm afraid we are not doing that, unless we want to wait for a month. Now, can you please repeat the password? Non ce l'ho. Received. I will look for trace accident. Is there anything else I can do? Fortezza incidente, come quella nella zona commerciale? I have two machines. Ha due macchine. Ok. Saint-Brune, that's the church. And Rue de Saint-Guilaine? Esatto. Anything else I can help? No, per ora no. The machine's keyboard is still illuminated. Print. Nothing happens. Ovviamente, perché dobbiamo prima scoprire la password. Va bene. Allora andiamo qui. Tanto ormai non abbiamo minimamente bisogno dei soldi. Scarpe. Empatia. Contro velocità di reazione, coordinazione mano-occhio. Mi spiace, vincono loro. No. Un ragno ha tessuto la sua ragnatela intorno a questo pilastro. Molto bene. Una lastra di vetro incrinata colorata. Mi chiedo a che servono questi piatti col filo. Forse per estendere la portata e la capacità di ricezione, forse. Cioè, tipo una grossa antenna. Chissà. Il gelo ha disegnato dei fiori sul vetro, oscurando la vista. Cos'è questa bellissima sciarpa? Soglia del dolore più uno. Al posto di impero interno e volontà. Soglia del dolore. Cos'era? Dovranno farti più male. Ah, quindi fisico di base più uno. Quindi no. Soglia del dolore oppure impero interno e volontà. Quasi quasi. Meglio questo. Secondo me. Va bene. Andiamo di qua. The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter and shuffling of living things is gone. Nothing seems to exist beyond the church anymore. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. And then it's gone. Oh, c'è un punto in cui non si sente nulla, quindi. Carino, come faccio a sapere come suona il pallone? Carina questa cosa. Urla più forte che puoi. Your voice is barely audible. Not a howl, but the softest. Wow, ma che figata. You produce a few muffled thumps, after which the silence feels even more. Ma che succede, Kim? The lieutenant points to his ears and shakes his head. Then he leaves. Can you hear anything? Quasi niente, e mi sta preoccupando questa cosa. Una strana acustica, qualche trucco da ingegnere, ok. His detached tone conceals how uncomfortable he is. Maybe the church was designed this way to prevent boisterous activity. Forse volevano scoraggiare il canto e il ballo? Campanile. Orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness. Prova a vedere oltre le ombre. Niente.
Just darkness without end. It makes your head spin. E com'è questa oscurità? Filled with vague shapes of woodwork. The sense of a great heart. Prova a distinguere qualsiasi cosa. You're dizzy and disoriented as you see the officer. What are you looking at? Va bene. You see something hanging from the rafters, looking straight at you with dark eyes. Maybe it's possible to talk to it. Oddio, oddio, salva, salva, per carità. Parliamo col tizio arrampichino? Scusi? Is that a man? Looks more like part of the carpentry of the building. Carino. And is now parte dell'edificio che ha preso vita. The crab man. Ehi, chi è va là? A man leaned forward a little, fixing you with a steady... Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right... Scusami? That accent is Villalobos, the peninsula in Mesk and a district in general. There's a sizable contingent of Villalobos speaking Mesks in Rivershaw. Posto giusto per cosa? Here you can receive the mother's love. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of the despair at the bottom of that bottle. Va bene, ma quindi mi conosce? O ha capito già così dal primo sguardo che sono un alcolizzato? This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? I'm put off by this religious stuff, he thinks. And maybe the ceiling climbing, too. It's all very hard to square with the lieutenant's own view of reality. Hey, and what was that about the bottle again? You haven't even drank that. Sì, è vero, ultimamente mi sto comportando bene. Hai ragione. Sono un uomo della polizia. Ho bisogno di parlarti di cose di polizia. Non so nulla sull'uso dell'alcol. Oh, yeah, sure. You don't know anything about alcohol use. You got it all under control, Way. I could smell the control all the way over here. Tu non mi conosci. I was like you once. Just dragging my feet to the next bottle. Shit was dark, Holmes. Ma come fa a saperlo? Quindi ci conosce. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. Già. Chi pensi di essere, un pazzo sotto il tetto? Cos'è questa merda? Sai, l'alcol è fondamentale per la mia identità. It doesn't matter who I am, Way. I'm just bringing you the message of the mother's love. She don't want you to hang yourself on your own stubbornness. Ok. This is the church of the mother of silence. You are welcome here. Va bene. You have no idea what the fuck he's talking about. Is he just trying to sì, infatti è un po' strano. Certo che sia una recita, siamo d'accordo. Ehi, tu devi essere l'uomo granchio. I've known myself to be a crab, but if that's the name you got for me, I won't stop you from using it. Ma in realtà sei più un ragno. I thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. It may be that I gotta work on my forces. That's not the only technique he's working on. Look at those carved sculptures. And is that a satchel of tools? Quindi hai scolpito tutte le sculture? Sure am. Whittling wood used to be something I just did to busy my hands. Bravo. Now I use those same hands in service of something greater than my own. E delle belle curve. Questo sembrano un tantino derivativi. Stai promuovendo l'oggettivizzazione delle donne con la tua rappresentazione reazionaria dei corpi femminili. Io un po' di prendere un po' in giro. It's all just for the mother, man. No need to overthink it. Ah, è tutto solo per la madre. Cosa eri prima di diventare un uomo granchio e un intagliatore di legno? I was in a gangway, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. Tanta gente che perde la memoria, un certo presagio di fallimento. Anch'io ho perso la memoria e mi perseguita. No, man. You gotta let that shit go. Then the mother's light touch will fill you with rapture. Do you remember your name, sir?
The lieutenant is not particularly interested in this information. He's just trying to assert some control over the conversation. Tiago's my name. Tiago. But those syllables don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also, so to speak, your place amongst your fellows. Your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. E ancora Raffaele Ambrosio scostò. Il mio nome è Harry e il mio posto è tenente. That's just the thing, Holmes. None of that matters. Va bene, certo. Che fai? This is a special place. There's a perforation in the world up there. A way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. Va bene. Una perforazione nel mondo. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it. Ma dimmi un po', ma chi è sta madre? That's no simple question, I say. She is one who can be painted or sculpted. She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can, Holmes. And no one ever will. Che succede una volta che avrei bevuto da che avrei bevuto da questa perforazione? I will be incinerated, che ti sarei abbeverato forse. Finally, I won with the state of the world before reality began. That sounds a bit like substitution behavior, no? Sei sicuro di non aver scambiato una droga con un'altra? It's not like that at all, man. It's just sì, certo. Gleeful, those words. He is lying. La fede è essa stessa una specie di droga. I heard that before, Way, and I know I can't convince you on the spot. But think, when's the last time you woke up from silent communion with a hangover, regretting what you did last night? Beh. There are drugs darker than alcohol circling your system. Accettiamo di essere in disaccordo. Sono stato insensibile. I know it will take time. Ok, non ho ancora capito cosa ci fai nella chiesa. Seraph Holmes, I sing the mother's glory. Ok, canta, va. I am from no Marietti, if that's what you think. Marietti? And the song I sing is silent as the mother. Marietti is a mesk style of music and dance. Ah, ok. Commonly seen at all manner of festivities, especially weddings. It's delightfully quaint, owing to its peasant origins. Non sto cercando se c'è qualche... Marietti no. Ma sì, Marietti. No. È una roba del gioco. Ok. Come hai fatto a trovare questo posto? Hard to say. I think I did some construction work here. Back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, way. It didn't belong to me. Sono due queste, sciarpa e scarpa? I think they were. A long time ago. I had to shed them like skins to get closer to the center of the silence. You could have them. I don't need them anymore. Va bene. The sinewy figure lingers on the wooden beams. Sei qui da molto tempo, sai perché la chiesa è stata abbandonata? Raid a while back. Mm. Did you witness it? Not really, or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. That's what's so great about the mother. It looks like he truly doesn't remember. There's a vagueness to his sense of time. Alcuni raver vogliono trasformare questo posto in un nightclub. The ones in the tent outside, right? I see them. Guessing they're the ones who call me a crab. Probably scared of me. E hanno ragione? Nah, man. No. They look pretty funny. And I don't harm no one anymore. Anyway. Cosa ne pensi quindi del nightclub? Why not? They wouldn't bother me. Ah, non mi darebbero fastidio. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth that can reach where I go. Might even be nice to have some company. He said that in spite of himself. He's more attached to the human than... Sai dov'è l'altro aspetto? Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa.
Muy estudiosa. Don't know home. The Aita is grandma. Aspetta, quindi c'è un'altra persona che vive nella chiesa ed è una Viejita? No. I just call her Viejita because of her clothes. Oh, she's dai, Ruby. Dai, Ruby, Ruby. Or maybe not. Dai, 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 dai. Wait. Sì. Sì. Did it ever seem to you like she was hiding here from something? You mean like a fugitive? Già, guarda il computer. No, man. Quite the opposite. I don't think she cared much about authority or anything else for that matter. Maybe only about her machines. I see. And where is she now? I told you, Holmes. Mannaggia, dai, come fai a non saperlo? Su, vivete qui tutte e due. Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. Quindi non hai altro da dirmi? Come è fatta, cosa fa, chi I'm è? Afraid not, e che palle. You just have to wait until she comes. Aspettare che torni. Ah, per caso hai sentito parlare della password? Too many times, You need surveys are a good way to fish for personal. Oh sì, ti prego, sto facendo un sondaggio sulle password. Ma che cazzo dici? Identificando le tendenze regionali. Vediamo un po'. Don't swear about it. The password is after life. Ah, ok, dopo la vita e la morte, perfetto. What you think of that? Makes me almost pity la Nilita pequeña. La Nilita pequeña. Grazie. We done here, SA. That was an interesting conversation. However, I'm still not sure whether we'll find our suspect here. Potrebbe non esserci effettivamente, potrebbe essere necessario aspettare in qualche modo. Allora, visto che abbiamo fatto 51 minuti, io salvo. Vi saluto, vi ringrazio tanto della compagnia come sempre. La prossima volta partiremo esattamente da qui e faremo questa cosa del computer, ora che abbiamo la password, e che sarà abbastanza lunga, credo. E poi dovremmo cercare di entrare qui, magari qua c'è qualche indizio su dove è la persona scomparsa e magari riusciamo anche a capire se è effettivamente Ruby. Secondo me sì, ormai è lei, perché tra l'altro non è che ho altri posti dove andare. Cioè, credo di aver esplorato più o meno tutto, ecco. Quindi dovremmo esserci, dai. Speriamo bene. Grazie ancora. Alla prossima. Ciao ciao.